Amici sportivi del CSI, il più cordiale saluto vi giunge dall'impianto Sportmania di Castelnuovo Vomano. Le squadre FF Fuoco e Gagarin Teramo stanno facendo il loro ingresso sul rettangolo di gioco proprio in questo istante. Le due formazioni daranno vita alla 17esima giornata del girone A del campionato di calcio a 7 Open maschile promosso dal CSI di Teramo, quarta di ritorno. Andiamo velocemente a leggere le formazioni dell'incontro. Il team di casa della FF Fuoco si schiera con il numero 1 Calandri, 3 Magno, 19 assenti, 18 Calvarese, 5 di Candeloro, 15 di Giovan Leonardo, 85 di Berardino, 4 Tritapepe, 19 Fiorile, 23 Ambrosini. Manca uno dei bomber della formazione di casa, si tratta di Alex Centinaro, che è tenuto fuori da questo match per impegni di lavoro. Per quanto riguarda invece nel Gagarin Teramo, troviamo con il numero 1 d'abbondanza 11 di Marcello, 14 Candelori, 10 Marini, 13 Narcisi, 17 Pirocchi, 18 Ruggeri, 7 Bagli, 2 di Saverio, 4 Saporosi, 16 Paris, 9 Villanova. L'arbitro dell'incontro, che ha appena dato il fischio d'avvio delle ostilità, il signor Mauro Loretone. Il primo pallone della gara è affidato alla Gagarin Teramo, che gioca in casacca rossonera da destra verso sinistra rispetto al vostro punto di osservazione. Gagarin, che ha già perso il possesso della sfera, è ripartito la FF Fuoco, che ha usufruito di una rimessa laterale. Si affrontano due squadre che si trovano nelle zone medio-basse della classifica. Il team di casa della FF Fuoco si trova al 13° posto con 8 punti in condominio con Belvedere. Un punto in più invece ha il Gagarin Teramo, che si trova all'11° posto. 2 vittorie, 2 pareggi, 11 sconfitte. Questo il bilancio fatto registrare dalla FF Fuoco. 2 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte. Il bottino fatto registrare, il percorso fatto registrare fino a questo momento dal Gagarin. Gagarin che attacca con questa conclusione da lontano del numero 16 della formazione rossonera. Si tratta di Paris, è stato parato il suo tiro da Calandri. Attacca adesso la FF sull'out di destra, controlla il pallone Tritapepe. Il servizio in verticale per Fiorile, che gira la sfera all'interno dell'area per Ambrosini. Sua conclusione rimpallata, chiama il pallone d'abbondanza e lo fa suo. Da rimarcare appunto la presenza tra i padroni di casa di Marco Ambrosini, neo acquisto, è stato tesserato proprio in settimana. Ripetiamo, però non c'è Alex Centinaro, che è uno dei bomber più prolifici della formazione in maglia bianca. Pallone in profondità da parte del Gagarin Teramo, che termina direttamente in fallo laterale. Impreciso il servizio di Di Saverio. È già ripartita la FF Fuoco di Giovan Leonardo sull'out di sinistra. Il pallone in profondità, non ci arriva Ambrosini, allontana però Saporosi nel nulla. La sfera arriva direttamente dalle parti di Calandri. Adesso organizza questo nuovo tema offensivo la FF Fuoco di Giovan Leonardo. All'indietro Tritapepe, ancora di Giovan Leonardo. Dialogano i giocatori della retroguardia della FF Fuoco, che avanza con molta lentezza, cerca di trovare varche, di far muovere la difesa del Gagarin Teramo. Adesso il servizio in profondità per Paolo Fiorile, pallone però leggermente impreciso, termina direttamente in fallo laterale. 0-0 il punteggio qui sul sintetico dell'impianto di Castelnuovo Vomano. Sportmania, attacca il Gagarin, c'è la chiusura in fallo laterale di Tritapepe, che è riuscito ad anticipare Marini, che stava tentando di scappare sull'out di sinistra. Pallone che viene gestito dal Gagarin. Campanile al limite dell'area, pallone poi all'indietro per il numero 2 di Saverio. Il tocco da quest'altra parte a cercare Paris, il suo servizio in profondità. Cercano di trovare varchi adesso i giocatori in maglia rossonera. Il servizio dentro
per Paris, che non controlla, pallone che termina direttamente in fallo laterale, rimessa per la FF Fuoco quando stiamo per giungere al quinto minuto di gioco di questo primo tempo. 0-0, non è accaduto praticamente nulla, c'è stata solo una conclusione da parte del team ospite del Gagarin Teramo, conclusione centrale parata senza problemi da Calandri. Attaccano i bianchi della FF Fuoco, il tocco largo a cercare Ambrosini, sfera però imprecisa che termina direttamente in fallo laterale, rimessa in gioco per il Gagarin Teramo. Gagarin che adesso si distende, c'è un calcio di punizione per un fallo commesso da Ambrosini ai danni del numero 10 Marini, irregolarità questa commessa dal giocatore della FF Fuoco, calcio di punizione in favore del Gagarin, va alla battuta lo stesso numero 10 Marco Marini, un uomo in barriera posizionato dal portiere Calandri della FF Fuoco. Il tiro di Marini, attenzione, la respinta con i pugni di Calandri. Calandri che adesso invita i propri compagni a una maggiore attenzione in difesa, a non commettere dei falli evitabili e a non regalare punizioni da posizione pericolosa al Gagarin. Non esegue però gli ordini del proprio portiere il difensore Matteo Tritapepe, irregolarità ai danni del giocatore del Gagarin, calcio di punizione per gli ospiti, va la battuta ancora Marini, vedremo se questa volta la sua sventola avrà più fortuna rispetto alla conclusione tentata in precedenza. Marini, il suo tiro rasoterra, questa volta il pallone che termina in gol. C'è stato un tocco al centro dell'area, pallone che è terminato all'angolino basso alla destra del portiere Calandri che nulla ha potuto. Passa in vantaggio quindi il Gagarin Teramo. Il gol è stato del numero 14 Candelori. Cambia il punteggio quindi il gol poco prima dello scoccare del quinto minuto, qualche istante prima dello scoccare del quinto minuto, a opera di Candelori, 1-0 per il Gagarin Teramo. Si mette subito in discesa quindi questo incontro per il team ospite Gagarin, che ricordiamo all'inizio di stagione aveva approcciato questo campionato con poca fortuna, almeno sotto il profilo dei risultati, tante le sconfitte consecutive nelle prime giornate. Il primo successo in campionato è arrivato addirittura alla 12ª il 20 dicembre 2017, battuto nettamente il Mojito 5-2. L'altro successo invece ottenuto dai rossoneri ospiti è arrivato proprio 7 giorni fa nell'incontro con l'APD Isola, che è stato battuto di misura 6-5. Adesso Gagarin che conduce 1-0, il gol di Candelori. Gagarin che non soddisfatto continua a spingere, adesso c'è un errore in fase di impostazione del difensore del Gagarin, la palla viene riconquistata da Fiorile che prova la conclusione, il suo tiro viene rimpallato, nessun problema per il portiere rossonero d'abbondanza che adesso va al rinvio lungo. Tritapepe prova ad anticipare l'avversario, non riesce nel suo intento, buon per lui che la girata di Marini è imprecisa e termina sul fondo, lancio a cercare Fiorile, pallone che termina largo in out, rimessa in gioco per il Gagarin Teramo, rimessa effettuata, c'è un controllo errato, il pallone che arriva ad Ambrosini, prova la conclusione rasoterra di prima intenzione, para d'abbondanza. Gagarin che adesso riparte, il tocco a cercare Marini, il servizio di ritorno per il compagno impreciso, c'è però il numero 16 Paris che mantiene il possesso del pallone in attacco, il tocco per il tiro di prima intenzione di Candelori, la sua botta in porta è stata deviata, pallone terminato in fallo di fondo, si riprenderà quindi con un corner in favore del Gagarin Teramo. Si muovono all'interno dell'area le punte
rossonere, il pallone giunge sul secondo palo dove c'è il numero 2 di Saverio che viene anticipato di testa da un difensore della FF Fuoco. C'è un rimpallo, pallone che è terminato in out, si riprenderà quindi con un calcio di rinvio in favore della FF. Di Giovan Leonardo avanza, appoggia per il numero 3 Magno, Magno all'indietro, Calandri, Tritapepe, avanza il difensore di casa, appoggia per Ambrosini che viene chiuso, riparte da quest'altra parte il Gagarin Teramo, il numero 10 Marini anticipato, fase un po' disordinata dell'incontro, si gioca sotto una fitta pioggia che sta aumentando via via di intensità con il passare dei minuti e questo di certo non agevola le due squadre, come nella circostanza il lancio da parte del numero 14 Candelori termina direttamente in fallo laterale dopo che il pallone è rimbalzato sul sintetico, rimbalzo che ha allungato la traiettoria. Adesso c'è un angolo per la FF Fuoco, ci stiamo velocemente avvicinando al decimo di questo primo tempo, conduce 1-0 il Gagarin Teramo, il gol di Candelori, calcio di punizione battuto da Marini, c'è stato un tocco, forse di tacco se non andiamo errati, da parte di Candelori che ha deviato il pallone, quel tanto che è bastato per appoggiarlo in fondo al sacco, l'angolino basso alla destra di Calandri che nulla ha potuto. Adesso angolo per la FF sul cross di Giovan Leonardo, c'è stato un tocco di un difensore rossonero, angolo quindi per i bianchi di casa, pallone al centro, chiama il pallone d'abbondanza e lo fa suo. Dicevamo, ci stiamo avvicinando al decimo di questo primo tempo, si sta avvicinando la metà dell'incontro, incontro che fino a questo momento non è stato molto spettacolare, dobbiamo essere sinceri, tanti errori in fase di impostazione sia da una parte che dall'altra. Adesso fiorile per Ambrosini che prova ad appoggiare alla corrente Magno anticipato, mantiene però in attacco la FF, il numero 10 di casa, anzi il numero 19 assenti, il tiro poi conclusivo è terminato sul fondo, è già tornato in possesso di palla il Gagarin. D'abbondanza appoggia per il numero 14 Candelori, l'autore del momentaneo 1-0 che conduce, che permette al Gagarin Teramo di condurre questo incontro. Lancio impreciso, Calandri lascia Tritapepe, assenti il suo tiro, rimpallato, pallone che termina in fallo laterale vicino alla postazione dalla quale vi stiamo commentando questa gara. Gara che ripetiamo è valida quale quarta giornata del girone di ritorno, gara valida per le zone medio-basse della classifica, si affrontano due squadre che sono separate da appena un punto, 8 punti alla FF Fuoco, 9 il Gagarin, FF Fuoco che è reduce da un periodo così così, diciamo, almeno sotto il profilo dei risultati, FF Fuoco che non sta tenendo fede a quelle che erano le premesse iniziali dopo il bel campionato disputato nello scorso anno. Quest'anno stanno arrivando alcuni risultati un po' al di sotto anche delle potenzialità, se vogliamo, del team della FF Fuoco, FF Fuoco che reduce da 8 KO di fila. Adesso d'abbondanza per il Gagarin, allarga sulla destra il lancio a cercare Marini che fa la sponda per la corrente Candelori, in mezzo a due riesce ad appoggiare per il compagno, da questi sull'out di sinistra Paris, ancora Candelori, ma veloce manovra da parte del Gagarin Teramo. Adesso saporosi, ragionano, improvvisamente abbassano il ritmo i giocatori del Gagarin, tentano di stanare la FF Fuoco che in pressing va a riconquistare il pallone, bravo e
anche un po' fortunato Ambrosini a riconquistare la sfera sulla rimessa, però assenti, se la fa rubare, c'è il tiro di punta del numero 14 Candelori, il pallone tocca la parte superiore della traversa e finisce sul fondo, classica conclusione da calcio a 5 con la punta da parte del numero 14 della squadra ospite del Gagarin che riconquista la palla con il numero 2 che cade sul pressing di Ambrosini, calcio di punizione, fallo commesso, ripetiamo, ai danni del numero 2 rossonero, si tratta di Di Saverio. Intanto è rimasto a terra Paolo Fiorile, un leggero problema alla gamba destra per lui, si dà il 5 con un giocatore avversario, non c'è stato nulla di particolare, forse un piccolo scontro di gioco. Fiorile riprende regolarmente il suo posto in campo, seguiamo questa punizione battuta dal numero 10 Marini, 0-1 Gagarin, il gol di Candelori. Il tiro di Marini, la parata, anzi la deviazione di Calandri in fallo laterale, dicevamo, quarta giornata del girone di ritorno nel campionato di calcio a 7. Se non andiamo errati è la quinta giornata che seguiamo in questo 2018 per quanto riguarda il campionato a 7. Un 2018 che almeno per il CSI e la sua vita associativa è iniziata con il botto, con l'assegnazione della Supercoppa di categoria, di disciplina nel calcio a 5. Da pochi giorni si è tenuto l'evento, vivi con noi il Sei Nazioni di Rugby, una delegazione degli studenti del liceo Einstein di Teramo si è recata a Roma per il Sei Nazioni Italia-Inghilterra, finita con una vittoria netta dei maestri anglosassoni. È stata però una bellissima giornata, c'è stata anche la visita al che ha tenuto il suo solito Angelus. A breve invece partiranno altri corsi molto importanti, quello per l'utilizzo del BLSD, quello per i dirigenti sportivi, a breve partirà anche quello per animatori, rispettivamente si terranno nel mese di marzo, aprile e a metà aprile, la data comunque quella riferita al corso per animatori verrà ufficializzata nei prossimi giorni, comunque corso che come ogni anno tornerà con il suo carico di allievi entusiasti. Perde il pallone Ambrosini, chiude alle sue spalle Magno, imposta all'indietro per il compagno, siamo giunti all'incirca al 18esimo, 0-1 per il Gagarin, rete di Candelori. Gagarin che attacca ancora, il pallone fornito a Marini, il suo tocco viene chiuso, riparte da quest'altra parte il team della FF, fuoco, il tocco di Fiorile viene intercettato in fallo laterale, rimesso in gioco quindi per i padroni di casa che devono reagire se non vogliono andare incontro al loro nono tonfo consecutivo, un tonfo che relegherebbe ancora di più la squadra bianca della FF nelle posizioni basse della graduatoria del girone A. Recupera palla il Gagarin che riparte, c'è l'interdizione però di Matteo Tritapepe, il tocco in profondità impreciso, un po' di errori sia da una parte che dall'altra, adesso prova ad attaccare il Gagarin con Marini che attende rinforzi, appoggia per il numero 2 di Saverio, il suo tiro è alto, non c'è stato nessun tocco, può ripartire Calandri con un calcio di rinvio allargato già per Di Giovan Leonardo che scende sull'out di sinistra, aumenta sempre di più di intensità la pioggia qui sul sintetico dell'impianto Sportmania di Castelnuovo Vomano, pioggia che sta disturbando le squadre, che non sta permettendo alle stesse di esprimere il miglior spettacolo possibile. Di Giovan Leonardo da Ambrosini
prova a prolungare, il pallone viene chiuso, ancora Ambrosini va al secondo tentativo di passaggio per Fiorile, intercettato, si alza un campanile. Sul pallone vagante arriva Magno, lancio lungo al limite dell'area, non tocca Fiorile, alle sue spalle sfiora la sfera un giocatore, quel tanto che basta per indirizzare la palla a D'Abbondanza. Riparte ancora il Gagarin, Saporosi al limite della propria area, allarga sulla sinistra per Paris, ancora Saporosi, fanno circolare il pallone i giocatori in casacca rossonera, il lancio lungo a cercare, attenzione, il numero 17 Pirocchi che viene anticipato con il petto da Calandri, Calandri che ha toccato il pallone in fallo laterale, rimessa per il Gagarin. C'è cambio, fallo chiamato dall'arbitro Mauro Loretone che fino a questo momento ha diretto bene, è vero che la gara è stata davvero molto corretta, non c'è stato bisogno dell'uso di cartellini o di particolari rimproveri da parte del fischietto Teramano, lancio della FF Fuoco che si perde direttamente sul fondo, va al rinvio il portiere Paride D'Abbondanza, estremo difensore del Gagarin Teramo, il suo lancio lungo prova a deviare il numero 11 Di Marcello che appoggia in qualche modo a Pirocchi, il suo tocco in pallonetto è alto, buona comunque questa azione in ripartenza, diciamo così, creata dal Gagarin Teramo, Gagarin che ha sfiorato così il raddoppio, intanto per poco non perde palla Ambrosini, si salva appoggiando a Di Giovan Leonardo, adesso Matteo Tritapepe, va in scivolata un avversario, Tritapepe bravo a dribblarlo, ha già allargato sulla sinistra per ci sembra assenti Ambrosini, è impreciso il tocco per il compagno, riparte da quest'altra parte il Gagarin, la conclusione da lontano di Marini allontana alla meno peggio Calandri, 0-1 il punteggio in favore del Gagarin, il gol siglato in apertura di match da Candelori sugli sviluppi di un calcio di punizione, la sua deviazione forse di tacco è terminata in fondo al sacco, angolo adesso per la FF Fuoco, il pallone è terminato all'esterno della rete protettiva dell'impianto Sportmania di Castelnuovo a Vomano, Castelnuovo Vomano, bisogna quindi battere un corner, angolo per i padroni di casa, pallone lungo, attenzione, viene anticipato assenti di testa da Saporosi, rimessa per la FF, viene chiuso in fallo laterale il numero 5 di Candeloro, va lui stesso la rimessa, Calandri, anzi Fiorile non riesce a controllare, pallone lungo che arriva dalle parti del portiere Calandri, nuova azione offensiva impostata dalla FF Fuoco, il tocco di Ambrosini deviato in fallo laterale, resta in attacco quindi il team di casa, adesso perde il possesso di palla su un tocco impreciso di Fiorile, può ripartire così il Gagarin Teramo, rimessa con le mani, attenzione, il pallone giunge al limite per il numero 17 che prova a toccare a Marini, assist di Pirocchi per Marini, conclusione, è stato bravo il portiere Calandri ad allontanare con i pugni, ancora pericoloso il Gagarin Teramo che ha approcciato questo incontro decisamente meglio rispetto agli avversari, Gagarin Teramo che vuole continuare nel suo momento positivo, 6-5 nell'ultimo turno contro la PD Isola, attacca la FF, il tocco di assenti è intercettato, mantiene però palla Ambrosini che va a tirare il gol, gran gol questo di Ambrosini, davvero un gran gol, ha raccolto un rimpallo, una palla vagante, ha dribblato un avversario, si è portato il pallone sul sinistro, ha scagliato un gran bolide che è entrato in porta dopo aver toccato la traversa, pareggia quindi la FF Fuoco con questo gran gol del neocristo Marco Ambrosini, si presenta così, fino a questo momento la sua prova non era stata delle migliori, si è riscattato ampiamente davvero con una gran giocata, ha messo il pallone in fondo
al 7 dal limite con una gran sventola, 1-1 a Candelori, risponde Ambrosini qui sul sintetico Sportmania, 1-1 tra FF Fuoco e Gagarin Teramo. Attacca ancora la FF Fuoco, forte del pareggio appena raggiunto, Ambrosini in mezzo a due, tocca per Assenti, Fiorile sull'out di destra, prova il tocco per il compagno anticipato, da quest'altra parte non controlla il numero 11 di Marcello, viene alzato un campanile dalla difesa della FF Fuoco, un po' di errori in questo squarcio di gara, Ambrosini ancora lui, allarga per Di Giovan Leonardo, il suo tentativo di cross intercettato in fallo laterale, rimessa per l'FF, attenzione ancora Ambrosini di sinistro, abbiamo già capito quali sono le sue qualità, controllo di sinistro, si porta il pallone sullo stesso piede, calcia spesso in porta, può essere un buon terminale offensivo se schierato nella parte centro-destra del campo, se ne è già accorta il Gagarin che poco fa ha subito il gol del pareggio proprio da Ambrosini, Gagarin che adesso si distende con questo tocco di Paris, il suo cross al centro deviato in fallo laterale, rimessa in gioco, allontana Assenti con un campanile, controlla Ambrosini, va al cambio di gioco, non può arrivarci Fiorile, pallone leggermente lungo, si è perso in fallo laterale, osserva il cronometro l'arbitro Mauro Loretone, si sta avvicinando alla fine di questo primo tempo, vedremo se saranno assegnati dei minuti di recupero oppure se si andrà al riposo senza il cosiddetto extra time. Arriva in questo momento la fine del primo tempo, si va al riposo sull'1-1 tra FF Fuoco e Gagarin Teramo, a risentirci per i prossimi 25 minuti di gioco. Benedica voi, omnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Invito tutti i fedeli a una speciale giornata di preghiera e digiuno per la pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della prima settimana di Quaresima.
saremo dell'estate, ma sia noi con questi giorni fatti di ore andate per un weekend e un futuro che non c'è, non si può sempre perdere, per cui giochiamoci certe luci, non puoi spegnere se un purgatorio è nostro perlomeno. Una giornata intensa che ha caratterizzato questa trasferta a Roma con i ragazzi del liceo scientifico Einstein ad indirizzo sportivo e quelli ad indirizzo internazionale. Penso che abbiano vissuto dei momenti che ricorderanno per tutta la loro vita, perché si è avuto l'opportunità, oltre di visitare le bellezze di Roma, che ovviamente sprigiona storia e cultura da tutti i lati, ovviamente anche la cornice sportiva del Sei Nazioni ha costituito un momento di grande aggregazione, un momento di grande coesione che spero i ragazzi porteranno con sé nella loro vita, nella loro esperienza anche di crescita personale, perché riteniamo che lo sport sia uno strumento di formazione oltre che di educazione, e anche atteggiamenti di fair play che si vedono in queste manifestazioni, l'unione delle tifoserie vicini sugli spalti, sono la testimonianza che lo sport può essere veramente uno strumento di amicizia, uno strumento di pace. Noi crediamo in questo e per questo cerchiamo di avvicinare i giovani a questa realtà, allo sport pulito, allo sport bello. Una giornata veramente interessante per i ragazzi, ma anche per noi adulti, un'atmosfera suggestiva quella dell'Olimpico e anche uno sport, quello del rugby, veramente formativo per i ragazzi, sia per la correttezza dei costumi e del comportamento dei tifosi, sia per sviluppare l'idea sì di uno sport di squadra che apparentemente sembra violento, invece si basa sul rispetto dell'altro, quindi in piena sintonia con i valori del nostro istituto. È molto bella, è molta passione, è peccato per la partita, solo tutto bellissimo, molte emozioni. La bellezza di questo posto, perché questo posto è un posto da vivere, non si può raccontare. Sono stati momenti molto, molto belli che penso ci abbiano unito come classe, anche perché essendo il nostro primo anno come gruppo ci siamo trovati molto bene, soprattutto nel vedere la partita e nell'esultare insieme non appena l'Italia faceva meta. Ci siamo divertiti ad andare in giro per Roma e vedere la partita. Sono contenta di aver passato questa giornata con i miei compagni di classe, la passavo di solito sempre con i miei compagni di squadra. Porto a casa un'esperienza bellissima, anche se l'Italia come sempre perde. L'atmosfera che si trova all'Olimpico secondo me non si trova da nessuna parte, soprattutto quando si gioca una partita di rugby. Niente, sono contenta perché ho passato una domenica diversa, non la solita domenica a casa sul divano. E sono contenta perché siamo andati anche a Roma, al Vaticano, e abbiamo visitato la chiesa. Squadre nuovamente in campo per il secondo tempo, ricordiamo la prima frazione si è chiusa in parità 1-1 tra FF Fuoco e Gagarin Teramo. Gagarin Teramo che è passato per primo in vantaggio in avvio con Candelori, sul finale invece è arrivato l'Eurogol del neoacquisto Ambrosini che ha ristabilito la parità, gara che ricordiamo è valida quale quarta giornata del girone di ritorno nel raggruppamento A per quanto riguarda il campionato di calcio a 7 Open maschile promosso dal CSI di Teramo. Si affrontano due squadre che attualmente si trovano nella zona medio-bassa della classifica.
la FF Fuoco a 8 punti, tredicesimo posto, undicesimo invece il Gagarin che di punti ne ha 9. Riparte il Gagarin, il pallone in profondità per Di Marcello che è stato però anticipato, Calandri al rinvio, la palla arriva dalle parti di Pirocchi, il suo tiro, c'è stata una deviazione, pallone che termina sul fondo, si riprenderà quindi con un angolo in favore del Gagarin Teramo, il pallone lungo al centro dell'area di Giovan Leonardo, la spizza di testa, Ambrosini perde la palla nel tentativo di servire Fiorile, da quest'altra parte riparte Candelori, il suo tiro deviato da Fiorile in fallo laterale, rimessa per gli ospiti rossoneri. Pallone all'interno dell'area per il numero 11 di Marcello, lascia Candelori, va al tiro per due volte, nell'ultima circostanza colpisce involontariamente al volto il numero 10 assenti. Si spiegano i due giocatori, un cenno d'intesa tra Candelori e assenti, angolo per il Gagarin che quindi resta in attacco. Il corner di pugno Calandri, Ambrosini non riesce ad arrivare su questo pallone, viene anticipato da Narcisi che va al tiro di prima intenzione alto sopra la traversa della porta, difesa da Calandri. Calandri che ha già aperto a Di Giovan Leonardo, Ambrosini controlla male, è un controllo errato dovuto anche alle condizioni del campo, campo che è molto scivoloso, sta piovendo con una certa insistenza, non in maniera fittissima ma di certo molto fastidiosa. Riparte il Gagarin Teramo, il pallone al centro per il numero 14 Candelori che va vicino alla doppietta, non riesce a trovare la deviazione vincente a due passi dalla porta, difesa da il numero 1 Calandri, vicino quindi al nuovo vantaggio il Gagarin Teramo. FF che adesso imposta di Giovan Leonardo, assenti, tocca a male questo pallone, c'è poi un fallo, fallo commesso ai danni di Ambrosini probabilmente. Calcio di punizione in favore della FF Fuoco. Si spiegano Narcisi e Ambrosini. Sono arrivate le scuse da parte del giocatore del Gagarin, autore di questo intervento in ritardo, Matteo Tritapepe. Assenti avanza, pallone dentro, non ci arriva Fiorile, si alza un campanile, non controlla il numero 5 di Candeloro, rimessa per il Gagarin, attenzione Gagarin che adesso riparte velocemente, il tocco per il numero 11 di Marcello che non controlla bene, deve defilarsi sulla destra. Continua comunque a lavorare questo pallone, il tocco per Narcisi, cambio di gioco di Giovan Leonardo di testa allontana, interviene però poi il numero 14 Candelori, l'autore del gol del momentaneo vantaggio del Gagarin Teramo. Candelori prova ad andare via a di Giovan Leonardo, cade a terra, non c'è fallo, giusta questa decisione dell'arbitro, non protesta neanche Candelori, sa di essere stato anticipato dall'avversario. Prova a distendersi adesso l'FF Fuoco, anticipato però Fiorile. Attenzione, c'è un errore in fase di impostazione da parte del numero 7 del Gagarin. Fiorile addosso al portiere d'abbondanza. Fiorile probabilmente non si aspettava l'errore dell'avversario. È stato un po' sorpreso, non è riuscito a sfruttare questa occasione a tu per tu con il numero 1 del Gagarin Teramo. Il suo tiro centrale respinto con i pugni. Botta in risposta in termini di occasione, attenzione intanto il tiro e il gol, il tiro e il gol di Di Marcello, una bella giocata la sua, è riuscito a
smarcarsi al limite dell'area con una bella finta del rispettivo avversario, si è presentato solo davanti a Calandri. Il suo tiro è terminato in fondo al sacco dopo aver toccato il palo. Fiorile da questa parte perdona, dall'altra parte invece Di Marcello sul ribaltamento di fronte no, passa in vantaggio il Gagarin Teramo quando abbiamo superato da pochissimi istanti il quinto di questo secondo tempo. 2-1 conduce il Gagarin sulla FF Fuoco, una FF Fuoco che comunque fino a questo momento ha dato vita a una prestazione discreta, non meriterebbe lo svantaggio, fino a questo momento è stata una gara da pareggio, stanno decidendo gli episodi come spesso accade nel mondo del calcio ma anche in altre discipline. Intanto errore di impostazione di Matteo Tritapepe, riparte il Gagarin, il tiro e il gol, il tiro e il gol del numero 2 di Saverio, Gagarin Teramo che così allunga 3-1 dopo Di Marcello segna di Saverio, 1-3, 1-2 del Gagarin Teramo che allunga nel punteggio, conduce per 3-1 adesso la squadra rossonera ospite. Vedremo come saprà reagire la FF Fuoco a questa botta da un punto di vista morale. Due reti nell'arco di pochissimi minuti. Gagarin che prova a impostare nuovamente in attacco, perde palla però il giocatore che ha realizzato da poco il 3-1 di Saverio. Adesso attacca Fiorile, viene fermato in fallo laterale. Intanto l'arbitro Loretone ferma il gioco per accertarsi delle condizioni del numero 10 assenti che è stato toccato duro alla caviglia destra. Esce assenti, entra Magno, ha avuto un piccolo risentimento nel momento in cui ha subito il contrasto, un lieve problema al ginocchio. Lo abbiamo sentito distintamente, ha detto che ha accusato un lieve cedimento all'arto, speriamo naturalmente che non sia nulla di grave. Intanto Fiorile difende palla in mezzo a tre, non può concludere, la palla resta lì, adesso c'è il contropiede del Gagarin, non può andare via il numero 9 Villanova che è da poco entrato, Luca Villanova è entrato a sostituire il compagno, ci sembra che sia uscito probabilmente il numero 11 Di Marcello se non andiamo errati. Cambio quindi in attacco, su sponda Gagarin, Di Giovan Leonardo appoggia per il numero 5 di Candeloro, il suo tiro rasoterra deviato, pallone che scivola tra le braccia del portiere d'Abbondanza che ha già rinviato, interviene di testa Tritapepe, all'indietro per Calandri, adesso Magno non può controllare il tocco di Di Candeloro, pallone che finisce in fallo laterale. Ci stiamo avvicinando al decimo di questa ripresa, 1-3 il punteggio in favore del Gagarin Teramo sul team della FF Fuoco. Attenzione, c'è un fallo di Ambrosini su Luca Villanova, calcio di punizione netta. Arriva puntuale il fischio dell'arbitro Mauro Loretone. Punizione per il Gagarin. Gagarin che ricordiamo conduce 1-3. I gol Candelori e Ambrosini nel primo tempo, 1-1 all'intervallo. Di Saverio e Di Marcello nella ripresa, 1-3. Punteggio attuale, conduce il Gagarin Teramo. Gagarin che va alla conclusione di questa punizione con il numero 2, si tratta di Saverio. Ci sono tre uomini in barriera per la FF, un paio davanti alla porta a dar fastidio al portiere Calandri, il tiro del numero 2 rimpallato dalla barriera, ci è sembrato Ambrosini ad essere stato colpito dal pallone. D'Abbondanza alza questo campanile, interviene il numero 4 della FF Fuoco, Tritapepe, che in qualche modo accompagna la sfera sul fondo. Riparte
la squadra di casa. Ci stiamo avvicinando velocemente alla metà di questa ripresa, 1-3 conduce il Gagarin Teramo sul team della FF Fuoco, esercizio commerciale di San Nicolò a Tordino, per la precisione una pizzeria. Il team è rappresentato quindi da un esercizio commerciale di San Nicolò. Adesso prova ad andare via Magno, guadagna in qualche modo una rimessa laterale. Quarta giornata del girone di ritorno nel campionato di calcio a 7, campionato che è ricominciato subito con tante, regalando tante emozioni. È accaduto lo stesso anche nella disciplina del calcio a 5, dove è stata assegnata nei primi giorni del 2018 la Supercoppa, che è finita tra le mani dei giocatori dell'Atletico Poggio Morello, che hanno battuto al photo finish lo Sportmania. Tanti altri eventi si sono già tenuti, lo dicevamo anche nel corso del primo tempo, proprio pochi giorni fa si è tenuta la manifestazione con la quale il CSI Teramo ha partecipato al 6 nazioni di rugby a Roma per assistere al match Italia-Inghilterra della palla ovale, ma anche per salutare il Papa e per ascoltare l'Angelus domenicale recitato ai fedeli che erano riuniti. Presto invece partiranno i corsi di formazione, quello di esecutori BLSD, quello di dirigente sportivo e quello di formatore, animatore o meglio. A breve invece, nel mese di marzo, il 24 e 25 marzo se non andiamo errati, ci saranno i campionati regionali di ginnastica ritmica, ad aprile invece quelli di ginnastica artistica. Quelli di ginnastica ritmica saranno ospitati ad Alba Adriatica, ginnastica artistica invece probabilmente a Teramo. Grande movimento quindi in termini associativi, come accade da sempre per il CSI Teramo, grande vitalità dimostrata in ogni evento e in ogni attività messa in essere dal comitato arancio-blu del presidente Angelo De Marcellis. Calcio di punizione, torniamo in cronaca per il Gagarin. Gagarin che conduce 3-1, ci stiamo avvicinando al quindicesimo, mancano all'incirca 10 minuti alla fine di questo match di Giovan Leonardo. Non ci arriva Fiorile, Saporosi alza un campanile, pallone che termina direttamente fuori, Calandri per Di Candeloro, Magno, ancora Di Candeloro, attaccano i giocatori della FF, assenti, va via un uomo, non però al numero 13 Narcisi che lo chiude, scorta il pallone in fallo laterale il giocatore rossonero, ospite, rimessa per il numero 2 di Saverio che cade a terra sul pressing di Candeloro, fallo fischiato dall'arbitro Mauro Loretone, punizione per il Gagarin, la batte Saporosi, il suo lancio lungo troppo termina direttamente in fallo di fondo, pallone che è terminato fuori addirittura dall'impianto Sportmania di Castelnuovo Vomano che ospita questo impianto. Calandri ha dovuto recuperare un nuovo pallone prima di far ripartire la manovra dei propri compagni, c'è l'errore gratuito diciamo così di Candeloro, riparte il Gagarin, l'ultimo tocco adesso è di Villanova che spedisce il pallone in fallo laterale. Rimessa per la FF che riconquista palla, non controlla però Fiorile,
troppo lungo il servizio operato da Di Candeloro, che negli ultimi istanti sta sbagliando qualche pallone di troppo. Difende palla Villanova, non ci arriva però perché viene anticipato dopo che la sfera ha rimpallato da Calandri sul proseguio. Fallo ai danni di Assenti, punizione per la FF Fuoco che torna così in attacco. Abbiamo superato da pochi istanti il quindicesimo, 1-3 conduce il Gagarin Teramo sul campo della FF Fuoco. Punizione però per i padroni di casa, va la battuta Assenti, il suo tiro raso terra, attenzione, prova la deviazione di tacco Fiorile, un po' come aveva fatto nel primo tempo Candelori quando era riuscito a bucare la porta di Calandri. Il suo tocco però è stato deviato, angolo per la FF che continua ad attaccare, attenzione, sul secondo palo c'è una deviazione del numero 16 Paris che per poco non trova l'autogol. Angolo ancora per la FF, già battuto, si lotta su questo pallone vagante di Giovanni Leonardo, il tiro non forte ma preciso, deve distendersi d'abbondanza in tuffo per deviare il pallone in corner. Angolo già battuto dalla FF che sta provando il forcing finale, diciamo così, per riaprire il punteggio e magari per rimetterlo anche in parità in modo da evitare il nono KO di fila di questo ultimo periodo avaro di soddisfazioni, almeno sotto il profilo dei risultati. Fiorile anticipato, allontana il pallone la difesa del Gagarin con il rilancio nel nulla di Bagli. Può ripartire quindi la FF, Assenti, avanza il pallone sul destro, va al tiro alto, non impensierisce d'abbondanza, d'abbondanza che adesso va al rinvio. Il suo lancio, Villanova controlla, viene però chiuso alle sue spalle da Tritapepe, adesso Di Candeloro. Magno, Assenti, dentro per Di Giovan Leonardo che viene toccato sulla caviglia, per l'arbitro non c'è fallo, si continua a giocare. Gagarin che torna così in attacco, Villanova al limite, prova la conclusione un po' imprecisa, pallone sul fondo. FF Fuoco che è già ripartita, Magno all'indietro per Assenti, Fiorile di Giovanni Leonardo dentro per Magno, pallone un po' troppo arretrato che termina direttamente in fallo laterale. Rimessa per il Gagarin, lavora bene questo pallone il numero 11 di Marcello, l'autore del 2-1, va al cross al centro, guadagna una rimessa dal fondo, quindi un corner. L'ultimo tocco ci è sembrato di Di Candeloro, angolo per il Gagarin Teramo, Gagarin che resta così in zona offensiva, angolo battuto male di Giovanni Leonardo, allontana la meno peggio, Saporosi anticipa Fiorile d'abbondanza, ancora Saporosi, imposta nuovamente questo nuovo tema offensivo il Gagarin che però sbaglia l'appoggio, riparte la FF, fase un po' confusa della gara adesso, tanti errori sia da una parte che dall'altra, ripetiamo, il campo scivoloso non aiuta le due squadre, piove con una certa insistenza da qualche minuto prima dell'inizio del match. Assenti chiuso in fallo laterale, va lui stesso alla battuta con le mani, Fiorile viene chiuso dal numero 2 di Saverio, Di Saverio va al tocco in profondità per Di Marcello, c'è la chiusura in fallo laterale di Fiorile, rimessa per il Gagarin Teramo con le mani. Va il giocatore rossonero, attenzione il lancio per Di Marcello, c'è la chiusura di Di Candeloro che in qualche modo si salva, resta però in possesso di palla
il team rosso-nero, c'è un errore in fase di impostazione, errore anche di Fiorile, interviene però sul pallone, riesce a intervenire di Giovan Leonardo, ancora Fiorile, adesso assenti, ancora di Giovan Leonardo. Cambio di fronte a cercare Magno, anticipato, c'è forse fallo, si continua a giocare, lo dicevamo, arriva in questo momento il fischio, l'arbitro che ha verificato se ci fossero i presupposti della norma del vantaggio. Nel momento in cui lo stesso vantaggio non si è concretizzato, è tornato sui suoi passi, ha fischiato questa punizione, davvero una finezza questa dell'arbitro Mauro Loretone. Mauro Loretone che, ripetiamo, ha diretto bene la gara, è vero, non è stata difficile almeno fino a questo momento, è stata molto corretta e questo è certamente musica per le orecchie del presidente Angelo De Marcellis, ma l'arbitro certamente fino a questo momento si è fatto notare in positivo. Punizione adesso per la FF, il tiro di Magno respinge d'abbondanza, la palla resta lì, allontana in qualche modo Bagli, pallone che scivola direttamente in fallo laterale, assenti, campanile, anticipa tutti, saporosi di Candeloro, pallone sul sinistro, allarga per Di Giovan Leonardo che vince un rimpallo, anzi no, viene chiuso in seconda battuta da Saporosi in fallo laterale. Di Giovan Leonardo va lui stesso alla battuta, il colpo di testa di Fiorile, non c'è nessuno alle sue spalle, allontana la difesa del Gagarin che adesso è tutta nella sua metà campo, chiusa a riccio nel tentativo di difendere il 3-1, magari anche di colpire in contropiede come in questo frangente. Il cross al centro di Narcisi è deviato in corner, forse da Di Candeloro se non andiamo errati, rimessa per il Gagarin Teramo di Marcello per Narcisi, di Saverio, Saporosi adesso d'abbondanza, circola palla velocemente tra i giocatori della retroguardia del Gagarin. Gagarin che imposta questo nuovo tema offensivo, il lancio per Di Marcello che viene anticipato, non si accontenta del fallo laterale Narcisi, va al lancio lungo, regala il pallone a Calandri, Fiorile, Magno dentro per Fiorile, Saporosi però chiude facendo peraltro una finta, lasciando il pallone ad abbondanza. Ci stiamo avvicinando alla fine del match, mancano poco meno di 5 minuti alla fine di questa gara. Conduce il Gagarin Teramo 3-1 sulla FF Fuoco. Ricordiamo le reti Candelori e Ambrosini nel primo tempo, Di Marcello e Di Saverio nella ripresa. Attacca l'FF, Fiorile all'indietro per Magno, si fa vedere assenti, riceve in questo momento, avanza il suo tiro, rimpallato dal numero 16 Paris, chiama time out la panchina della FF Fuoco, il presidente Fabio Calvarese vuole invitare i propri giocatori a non mollare in questo finale di gara. FF Fuoco che è sotto per 3-1, FF Fuoco che deve rimettere in sesto la partita in questi ultimi minuti se vuole evitare il nono KO di fila. FF Fuoco che è reduce sempre da ottime prestazioni sul piano del gioco, ma da qualche delusione di troppo sul piano dei risultati. L'ultima sconfitta maturata 7 giorni fa, 3-1 contro la Cross Team, 1-2 contro il Colleos, sconfitte quasi tutte a distretta misura contro le grandi del girone. La Cross Team e Colleos infatti sono prime in classifica a braccetto insieme con la Gioventù Biancorossa, e questo la dice lunga sulla bontà della rosa della FF Fuoco e delle prestazioni che però non sono supportate dai risultati. Quando mancano i risultati nel calcio c'è sempre qualcosa che non va, diciamo così. Questa almeno è una filosofia che vige nel mondo sportivo, una filosofia che a volte non è neanche, diciamo, sportivamente corretta. Le squadre tornano in campo per questi ultimi minuti di gioco, si riprenderà con una rimessa in gioco a favore dei giocatori della FF,
con le mani di Giovan Leonardo, controlla Magno, ancora di Giovan Leonardo, anzi Ambrosini, il suo tocco impreciso viene chiuso da Di Marcello, riparte il Gagarin, attenzione, va via il numero 11 Di Marcello che va alla conclusione, in due circostanze viene chiuso, sfiora la quarta marcatura, il poker, il Gagarin Teramo, con questa sortita personale di Di Marcello che è andato via nuovamente sul limite con una finta, si è presentato davanti a Calandri, non è riuscito però questa volta a trovare la via del gol. Siamo già da quest'altra parte, la FF perde palla, assenti, non è riuscito a controllare, ha allontanato sugli sviluppi il Gagarin Teramo direttamente in fallo laterale. Attacca nuovamente la squadra di casa, cade il numero 3 Magno, non c'è fallo, si continua a giocare. Magno che è rimasto contuso a terra, un problema forse alla caviglia, si è girata nel momento in cui aveva provato la torsione per andare via al diretto avversario in dribbling. Nessun problema per lui, si è rialzato nonostante sia un po' claudicante. Ambrosini, Di Giovan Leonardo, Trita Pepe, ancora Ambrosini, tocco per assenti, litiga un po' con il pallone, poi serve a Magno che si gira, il suo tiro finisce sul fondo, c'è stato forse un tocco, si riprenderà quindi con un calcio d'angolo in favore della FF Fuoco. FF Fuoco che partecipa anche al campionato di calcio 5 con il nome di FF ASD, sta cercando un partner commerciale da abbinare al nome dei suoi due presidenti. Intanto rimessa in gioco per il Gagarin, c'è cambio fallo, torna in possesso quindi il team di casa di questo pallone. FF Fuoco che deve affrettare i tempi, sta perdendo 3-1. Magno per assenti, il suo tocco diventa un passaggio per Di Giovan Leonardo, allontana come può la difesa del Gagarin, adesso c'è tanta confusione, il Gagarin è tutto nella sua metà campo a sparacchiare questi palloni il più lontano possibile, la FF invece è tutta riversata in avanti nel tentativo di trovare il gol e accorciare il punteggio. Di Giovan Leonardo, manca ormai pochissimo, un paio di minuti, non di più, alla fine di questa gara. Di Candeloro, un campanile, non c'è Ambrosini, accompagna la sfera Saporosi, la lascia a D'Abbondanza. Il lancio lungo, interviene di petto, ci sembra Trita Pepe, il suo tiro è alto sopra la traversa. Saporosi, in profondità, interviene in chiusura assenti, Magno, testa, ancora di testa Ambrosini, un campanile di Paris che per non saper né leggere né scrivere è lontano il più possibile, ma arriva in questo momento il fischio finale, vince 3-1 il Gagarin Teramo sul campo della FF Fuoco. Per questa telecronaca è proprio tutto, Francesco Graduato per il commento e Maria Grandante per le riprese, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando nei prossimi appuntamenti del campionato di calcio a 7 Open maschile promosso dal CSI di Teramo. Saporosi, vittoria importante sul campo della FF Fuoco, è stata una partita molto combattuta, nel secondo tempo avete trovato le reti che vi hanno consentito di strappare questi tre punti, che vi hanno consentito di portarvi a quota 12 in classifica, una vittoria certamente importante. Sì, importantissima per il morale, per la squadra, siamo felici perché questa squadra nasce per puro divertimento, non nasce come squadra competitiva, quindi ci divertiamo e portiamo avanti il progetto Gagarin anche col calciotto. È un progetto che porta la pulizia dello sport popolare, dello sport in generale, portiamo avanti valori importanti come l'antirazzismo, l'antifascismo, siamo una costola di azione antifascista come squadra, quindi
se ben notate, cerchiamo sempre di chiedere scusa all'avversario, siamo sempre per il divertimento e mai per lo scontro. È stata infatti una partita molto corretta, e questa l'abbiamo detto anche in telecronaca, in musica, per il presidente del CSI Angelo De Marcellis, che predica sempre ai giocatori di essere protagonisti dell'evento, sempre in senso positivo e mai negativo. Sì, certamente, noi, ti ripeto, optiamo sempre per stare insieme, lo sport lo usiamo come veicolo di integrazione, non accettiamo di certo sceneggiare in campo, preferiamo chiedere scusa anche quando sbagliamo, è sempre preferibile per mantenere il valore dello sport, che è puro divertimento. Magno, è stata una bella partita, molto combattuta, peccato che alla fine la FF Fuoco abbia perso 3-1 contro il Gagarin in uno scontro diretto per risalire un po' la china. Per voi non è un bel momento, di certo, non ho KO consecutivo. Sì, è una gara molto difficile, ci abbiamo provato fino all'ultimo, ma un po' soffriamo le assenze, siamo un po' corti, quindi proviamo a fare il tutto per tutto. Adesso il massimo è quello che ci riesce adesso, anche perdere contro il Gagarin, però ci proviamo adesso. È stata una partita, ripetiamo, combattuta. Nel primo tempo 1-1, poi che cosa è accaduto nella ripresa? Sono stati decisivi gli episodi, voi avete avuto un paio di occasioni davanti al portiere e le avete fallite, dall'altra parte invece il Gagarin no e si è portato a casa questi 3 punti. Sì, esatto, una partita con pochissime occasioni, sono stati bravi loro a sfruttarli di più di noi e così finisce 3-1.